L'Eterno Derby, la sfida imperdibile. Oltre un decennio di sfide, sogni, ambizioni, trionfi e cadute, top players, tifosi pazzeschi e grandi società. C'è un super classico da urlo e non è Boca River o Barça Real. È Team Nuova Florida Unipomezia Virtus. Il duello infinito, la nuova elite del calcio dilettantistico regionale. Biancorossi e Crimson si sono affiancati per anni in una costante ascesa, duellando in un match nel match che stagione dopo stagione li ha portati a scalare categorie, vincere i titoli, insegnare calcio e rappresentare l'eccellenza territoriale, puntando poi a quella in campo adesso. Tutto però è incominciato in terza. Tra i campi impolverati e i Beccaccioli e i Capanna e i Mugnaini e i Cantisani, sfide epiche proseguite in seconda, solcate da pagine da grandi ex, come Roberto Arena, il bomber recordman delle stracittadine, che dagli ardeatini passò ai Crimson facendo scalpore. Colore e pathos sugli spalti delle stracittadine nel tempo. Partite gloriose e vittorie sontuose. Il Nuova Florida campione in seconda, senza un campo proprio in cui giocare stabilmente, è un cambio di presidente. È un gran doppio ritorno poi quest'anno. Guidardone e il Mazzucchi. In mezzo, una doppia meravigliosa scalata fino alla promozione e l'epopea del guru Ciciani, il cui scettro è passato al giovane brillante Bussone. Dall'altro lato, intanto, una feconda programmazione. Una società seconda a nessuno, l'Unipomezia. Dalla fusione con la Virtus alla splendida cavalcata in prima. Campioni e schiacciasassi, Crimson. Per un successo insindacabile. La promozione, il comunale, il rafforzamento della società. Col presidente Valle poi un profumo di futuri allori, con un altro campionato in tasca e un'eccellenza di fatto conquistata, di nome e di fatto, per entrambe in verità, perché comunque andrà la stagione, Unipomezia Nuova Florida non si concluderà, la Never Ending Story continuerà, regalandoci sogni nel nome di una grande infinita passione.